Salve, volevo fare un video in cui parlo di diverse cose, di quello che è successo nel governo, ma adesso non lo so perché c'ho pure questo strumento, volevo parlare di questo strumento. Non ho un'opinione precisa su quello che è successo, se sarà positivo o negativo. Io credo che noi vediamo tante, poi farò un intero video. Motivi di dietrologia, di strategie politiche. Io semplicemente penso che si sono entrambi rotti i coglioni, e Salvini è come in un matrimonio: uno dei due c'ha più soldi e quello che se ne va prima. Salvini non ha più soldi, ma ha più potere ipotetico, perché si suppone che prenderà molti più voti dalle elezioni. Se fosse stato al contrario, probabilmente l'avrebbe fatto 5 Stelle, certo. Vabbè, comunque io non trovo adesso ci divideremo non più chi sta per governo o chi sta contro il governo, adesso fra chi sta col Movimento 5 Stelle e chi sta con la Lega, visto gli estremi rancore che hanno quelli del, soprattutto quelli del Movimento 5 Stelle verso la Lega. E come potevano stare insieme se la base del Movimento 5 Stelle odia Salvini e fra questi anche molti esponenti del governo, più che dall'altra parte? Ha fatto bene Salvini? Non lo so, col senno di poi si vedrà, adesso non si può sapere. Io mi sarei rotto i coglioni molto prima, per come sono fatto io, per come io ho vissuto queste dinamiche nei gruppi, sfasciare il gruppo, rimanere insieme, se però si rimane insieme facciamo serate. Comunque, torniamo a questo strumento. Avevo messo il punto all'incontrario, infatti vedevo che adesso, e nonostante ciò, adesso sarà molto meglio. Lo strumento, come vedete, è abbastanza grosso e abbastanza pure scomodo da suonare, non questo strumento, però lo strumento in generale, proprio la forma. Quindi sono molto soddisfatto di questo strumento, sia esteticamente, in palissandro, con le fasce. Sarà massello? Non sarà massello? Chi lo sa? Sembra massello, ma pure il sito diceva che era laminato. Sai che penso che sia? Siccome c'è sti puntini bianchi, che i puntini bianchi stanno pure qua, no? Credo che per qualche motivo sia massello. Se è massello, il prezzo è molto basso. A meno che non hanno fatto due strade, tutti e due, dello stesso. Ma che senso ha? Boh. Tutti e due di palissandro. La tastiera addirittura è in mogano, che è una cosa molto rara e molto costosa. Questo è Tasca, che sarebbe zanna, non so che sia, e osso, zanna da iena, può essere elefante. Vabbè, l'ho fatto vedere già prima questo strumento. Adesso, siccome è tecnicamente uguale alla mandola, alla chitarra tenore, più alla mandola perché la mandola ha le corde doppie. Il problema adesso sarà soprattutto prendere un po' le distanze con le dita e abituarsi a premere un po' di più. Figuratevi se c'era la corda doppia e bassa. No, sinceramente io le corde doppie sulle basse non le sopporto, neanche sul mandolino, addirittura c'ho il mandolino con le corde all'ottava. Mi ci trovo benissimo. C'ho l'aute anche sul buzuki irlandese, accordi doppi alla stessa ottava. Non mi ci trovo bene, sia come suono, sia come proprio a suonarlo. Lo strumento
sicuramente uno strumento abbastanza buono per il prezzo. Ragazzi, io amplificazioni, io lo utilizzerò, ci studierò pure cose di musica classica, leggere la musica a prima vista. Tanto, una volta che ho imparato sul do, sol, re, la, gli altri dovete solo ripassare un po' le distanze con le dita. L'unico che mi ci trovo abbastanza male è il mandolino. Allora, finalmente sono riuscito a prendere una decisione su questo strumento, di prenderlo e credo di metterlo a buon uso. Arrivederci.